True Italian Test, il gusto torinese seduce Asia e Pacifico. Al mercato centrale incontri tra produttori nostrani e operatori provenienti da Giappone, India, Vietnam e Australia. Oggi siamo qui a Torino con il progetto True Italian Taste, un progetto promosso e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che oggi incontra il progetto Savor Piemonte, Camera di Commercio di Torino, con l'intento di promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio in mercati focus, quali l'Australia, Giappone, India, Cina e Vietnam. Due anni e mezzo di Covid ci hanno bloccato per le attività in presenza, anche se si è cercato di mantenere vivo l'interesse con attività virtuali, ma ovviamente la presenza sul territorio, l'incontro diretto con le aziende e la possibilità di toccare con mano e gustare direttamente le eccellenze del territorio è un valore aggiunto di cui non si poteva più fare a meno. Ci può spiegare come funziona? Abbiamo visto un cronometro e poi insomma ruotano un po', come... Esattamente, sono veri e propri incontri, mezz'ora di incontro per ogni azienda e per ogni buyer, sulla base ovviamente di interessi espressi in precedenza. Gli operatori esteri hanno studiato le aziende, le hanno selezionate sulla base di quelle che sono le potenzialità dei loro mercati e oggi le incontrano per valutare delle concrete opportunità di sviluppo sui territori esteri. Produciamo pasta fresca e pasta surgelata, oltre a questo accompagniamo poi con una piccola selezione di sughi che insomma andiamo anche a proporre. Normalmente sono molto apprezzati all'estero i piccoli sughi, dove magari non è ancora troppo conosciuta la cucina italiana. Quindi noi dedichiamo il nostro prodotto al settore Horeca, quindi alla ristorazione e agli hotel, con il prodotto surgelato nei sacchetti da chilo o da 5 kg. E invece per le cosiddette delicatessen, quindi quei supermercati un po' di qualità, dove vanno a ricercare il prodotto particolare italiano, quello francese, quello greco, la nostra pasta fresca nelle confezioni da 250 grammi e 500 grammi. Siamo una piccola azienda che coltiva nel massimo rispetto ambientale le nostre vigne per produrre vini dal terroir particolare. Oggi siamo qui perché insomma, ci fa piacere poter valutare questo approccio con un mercato estero che può essere importante, un futuro sbocco, e insomma, siamo qui per far assaggiare un pezzo del nostro Piemonte, della nostra Italia, anche all'estero. Sono buyer di grande livello, di grande qualità. Non tutti sono interessati ai prodotti di nicchia, ai prodotti che abbiamo qua in Piemonte, in particolare a Torino. E mi pare che questi buyer abbiano dimostrato un grandissimo interesse verso questi prodotti. C'è anche altrettanta competenza da parte estera? C'è competenza, ci sono ancora delle cose da imparare, perché i prodotti di nicchia non sono facili da conoscere, distinguerli lo si fa nel tempo. Noi abbiamo presentato alcuni prodotti, alcuni formaggi della nostra azienda agricola. Abbiamo presentato quelli che sono adatti per essere esportati in terre molto lontane, perché la logistica influisce in questo caso, almeno per i nostri prodotti. Ecco. Project, we were invited by the Chamber of Commerce. For us, being in Australia, so far away, we're looking at some certain products to bring back that is a bit of a shortage in Australia. So, yeah. Is it the first time you meet the Italian producer? It's the first time, so you know, it's getting a connection, so maybe we work in the future together. We saw some, well, not yet the wines, but some pasta products, some porcini products, some truffle oil, so yeah, there is a few, some products.